Consiglio comunale un po' monotematico e un po' movimentato. Il sindaco ha provato a rispondere alle interrogazioni, alle sollecitazioni della minoranza. Qual è il bilancio? Allora, un bilancio purtroppo veramente negativo. Punto fondamentale che ci rammarica è le risposte non chiare sul punto della depurazione. Noi ci contavamo tanto, ma forse i cittadini di tutta l'isola di Ischia, non solo di Forio, contavano nella depurazione di Forio, perché purtroppo oggi imprescindibile, non è possibile scindere la depurazione dal turismo. Ci siamo trovati davanti a un fatto grave. Il sindaco ha chiesto al commissario di cambiare la location del depuratore, richiesta assurda, in quanto non sanno dove potrebbe essere l'area alternativa e soprattutto non hanno detto che tipo di depuratore vogliono andare a realizzare. Quindi praticamente parlano del nulla. L'unica cosa che è chiara ed è stata detta in modo chiarissimo, e si può vedere dalle registrazioni del Consiglio Comunale, l'unica cosa chiara è questa: che hanno detto che faranno di tutto per non far realizzare il depuratore nel piazzale Marinari d'Italia. Attenzione, faranno di tutto per non far realizzare il depuratore nel piazzale Marinari d'Italia, che è il posto dove loro avevano previsto nel 2013, amministrazione del DEU, di cui facevo parte anche io, avevamo previsto quel luogo. Quindi il sindaco di Forino prevede nel 2013 la realizzazione del depuratore nel piazzale Marinari d'Italia. Oggi, senza un progetto alternativo, senza una location alternativa, ne richiede lo spostamento e ha detto chiaramente che si opporrà, per quello che abbiamo capito, appellandosi a dei cavilli sulla procedura di affidamento della realizzazione. C'è stata una coda velenosa e ingiustificata. Hai ricevuto un'accusa che poi dopo Davide Castagliolo si è in qualche modo ritrattato. La vuoi illustrare? Niente, praticamente lui, se andiamo a vedere le registrazioni, ha detto chiaramente che sono poco serio, proprio ha usato questo termine, cioè, e un po', salvo poi ritrattare, perché io non so se ha un problema suo personale, andando avanti con l'età dimentica le cose, oppure vuole prenderci in giro, o non sapeva che stavate riprendendo il Consiglio Comunale. Al che io mi sono un po' risentito, perché non ho risposto alla provocazione, perché è una persona anziana e non mi permetto di rispondere a tono, però quantomeno gli ho dovuto far presente una cosa, che lui è in Consiglio Comunale dal 1976 e tutti i problemi che c'erano prima, depurazione e quant'altro, ci sono oggi, e quindi la mia generazione, quella dei miei figli, sta pagando l'incapacità politica loro. Lui poi ha detto che mi ha accusato di prima di aver difeso l'operato di Gaetano Colella, e poi dice se dici che non abbiamo fatto niente dal 1976 ad oggi, stai parlando male anche di Gaetano Colella. Non mi riferivo a Gaetano, mi riferivo a lui, tant'è vero che se andiamo a vedere dal 1976 a oggi troveremo sicuramente carte su carte prodotte da Gaetano Colella per cercare di realizzare il depuratore, e non ha capito quello che gli ho detto. Io gli ho detto: ti sfido, che sono sicuro che dal 1976 a oggi non c'è un solo documento che porti la tua firma per la risoluzione non solo del depuratore, ma di qualsiasi problema che attanaglia Forino. C'è una sfumatura che forse colpisce più me che gli altri commentatori. Ho notato da parte tua una elegante bocciatura di Anna Maria Miraiolo, con una rivendicazione dei problemi di panza al nuovo assessore. Mi sembra di aver capito bene. Sì, hai capito bene, perché noi abbiamo provato